Bella ragazzi, qui è Xirod e oggi vi voglio portare un nuovo tutorial. Allora, questo tutorial si basa sul come migliorare le prestazioni del proprio computer. Allora, prima di tutto dobbiamo andare in... Io ho Windows 8, quindi vado in ricerca. Andiamo qua, facciamo esegui e ci verrà un'unica voce che è questa qui. E qui mi comparirà così. E voi dovete mettere ms config, mandate ok e vi aprirà questa schermata. Voi in generale dovete mettere, cioè dovete lasciare avvio selettivo, o se non avete avvio selettivo mettete avvio selettivo, poi andate in opzioni di avvio e qui su timeout avrete 30 secondi, voi cancellate e mettete solo 3. E poi andate in opzioni avanzate e voi avrete così con il minimo di numero di processori e senza la spunta. Voi mettete la spunta sul numero di processori e mettete il massimo che avete, quindi 2 perché è un dual core. E poi fate ok. Io adesso faccio nulla, però voi fate ok. E poi andate su fate applica, poi andate su servizi e mettete qua, nascondi tutti i servizi Microsoft e fate la spunta qui. E quindi vi avrà lasciato solo i servizi Microsoft, cioè vi avrà nascosto tutti i servizi Microsoft, che sono comunque tutti questi. E fate applica ancora. E niente, quindi poi questa parte qua è finita. Quindi qua fate applica e infine ok. Quando vi chiederà quando vi chiederà di riavviare il computer, voi fate non riavviare. A questo punto, dobbiamo fare un altro passaggio, anzi altri due. Il primo è andare su pannello di controllo. Quindi andate su pannello. Non so perché mi si apre internet. Comunque andate sul pannello di controllo, oppure scusate, invece di andare sul pannello di controllo andate su, dai, bravo, andate su computer, andate su acerc. Adesso mi devo ricordare com'era perché è un pochino complicato, perché Windows 8 fa tutto più complicato. Vediamo dove sei. Oh, perfetto. Andate su sistema, voi potrete fare, se avete Windows 8 andate qui su start, fate tasto destro e cercate sistema che è qua. Come vedete Windows 8. E andiamo su impostazioni di sistema avanzate, che è questo qui, e qui dobbiamo andare su prestazioni. Facciamo impostazioni e voi avrete scelta automatica impostazioni migliori. Noi dobbiamo fare regola in modo da ottenere le prestazioni migliori. E infine facciamo applica. Adesso vi faccio vedere. Facciamo applica e quindi vi verrà così, tipo. Adesso vi faccio vedere meglio. Come vedete, qui le icone comunque non avranno più l'animazione. Adesso appena si gira un'altra. Dai, giratevi. Forza. Dai, Papa Francesco, vai, gira. Oh, perfetto, questa qua vedete ha cambiato così. Invece prima cambiava nell'altro modo. Quindi fate così. E un'altra cosa che vi avrà cambiato, che si noterà abbastanza, sono le icone. E infatti, come vedete, qua l'immagine è con l'icona dell'immagine, la musica, vabbè, questa era già così. E come l'icona del video vi avrà messo appunto questa. Per rimetterla come prima, andiamo su personalizzate, mettiamo smussa gli angoli dei caratteri dello schermo e mostra anteprime anziché icone. Facciamo applica e ok.
Perfetto, come vedete è tornato come prima. E niente, quindi anche questa parte qua è fatta. Vedete, infatti l'icona è tornata quella e anche questa. E come ultimo passo dobbiamo andare su pannello di controllo. Perché si aprono pagine random? Allora, dobbiamo andare sul pannello di controllo e adesso andiamo su sistema e sicurezza, opzioni di risparmio energia e qui dobbiamo mettere, al posto che bilanciato, dobbiamo mandare giù questa e mettere prestazioni elevate. Così diciamo, ridurrà la durata del computer, ma comunque, cioè, se lo tenete sempre in carica, comunque alla fine non è che cambi tanto. Ma quando non ce l'avete in carica ve lo scaricherà più velocemente, ma andrà molto più veloce. Quindi facciamo così e poi chiudiamo. E niente, appunto, come vedete, se io apro, non lo so, Call of Duty, non fa l'animazione dell'apertura delle schermate. Se vado su Camtasia non fa l'animazione, ma si apre così. Cioè alla fine sono piccoli cambiamenti che però rendono il computer molto più veloce. E niente, allora, questo video tutorial è finito, spero che vi sia piaciuto e commentate se avete qualsiasi tipo di, cioè, alla fine problemi non ne dovete avere, però comunque commentate, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale, se volete altri tutorial ditemelo, io li farò volentieri e niente, ci vediamo a un prossimo video, bella!